Vangelo di oggi, 7 novembre 2022, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui a causa del quale avvengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo. Ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te e 7 volte ritornerà a te dicendo «sono pentito», tu li perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: «accresci in noi la fede». Il Signore rispose: «se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Il Vangelo, in pochi versetti, delinea il percorso spirituale per divenire vero discepolo. In primo tempo Gesù sembra arrendersi al male. È inevitabile che avvengano scandali, ma non è rassegnazione, perché subito risuona: guai a colui per cui avvengono. Poi, per correggere l'abitudine ad assolverci facilmente, ammonisce: state attenti a voi stessi. Gesù non predica il quieto vivere. Siamo fratelli, responsabili gli uni degli altri. Se un tuo fratello pecca, rimproveralo, ma se si pente, perdonagli. Per questo ci vuole fede. E i discepoli la chiedono a Gesù. Tema arduo quello della correzione fraterna. Spesso noi riusciamo a correggere, ma neppure i nostri figli, figuriamoci se si tratta di estranei. A volte per stanchezza, altre volte per debolezza, preferiamo lasciar correre, confondendo il buonismo con l'amore. Il Maestro ci insegna invece a non essere sempre accondiscendenti. Se un tuo fratello pecca, rimproveralo. Già un proverbio rabbinico afferma: il saggio capisce con una strizzatina d'occhio, ma per lo storto ci vuole un pugno. Misericordia in certi casi è saper dire con fermezza no, ma Gesù aggiunge: se si pente, perdonagli. E anche: e se pecca 7 volte al giorno contro di te, 7 volte ti dice mi pento, tu gli perdonerai. Qui il cristiano gioca tutta la sua fede. Se infatti chiedere perdono non è facile, accordare il perdono è ancora più difficile. Richiede un animo grande che perdoni il torto non solo al momento, ma non lo rinfacci alla prima occasione. Il perdono che chiede Gesù non è frutto di superficialità o di debolezza. Chi perdona è un uomo che vede lucidamente il torto subito, ne offre interiormente tuttavia e lo perdona con umiltà. Questo lo può chi crede e sa che, come uomo peccatore, anche lui viene perdonato. Tenere in equilibrio correzione e perdono è da gigante dello spirito. I discepoli invece sono consapevoli della loro miseria, per questo chiedono a Gesù: aumenta la nostra fede.